sostengo ogni volta, perché entrare nella piazza storica della città, valutando qual è l'entusiasmo, la voglia che i bambini hanno di ballare e di condividere un'esperienza meravigliosa in cui quattro campioni del mondo vogliono comunque far passare attraverso il sorriso, attraverso comunque la voglia di stare insieme, messaggi che sono molto importanti, in cui l'energia deve essere alla portata di quello che è la valorizzazione del corpo umano. Quindi Banca Generale Campione per Amico valorizza quelli che sono ovviamente i sentimenti che escono attraverso la gioia e il divertimento di condivisione. La novità è che ogni anno c'è il tema, a parte che in ogni caso diamo sempre delle indicazioni che vanno dalla sana alimentazione, della pratica dell'attività sportiva, ludico, motoria e ricreativa. Infatti Campione per Amico Banca Generali ha esclusivamente un apporto ludico ricreativo in cui poi l'impulso possa sfociare in passione. Abbiamo giocato con quasi 250.000 bambini, ho fatto 15.000 animazioni, 750.000 palleggi. Vedi i bambini più coordinati, vedi i bambini che fanno già attività motoria, vedi i bambini e riconosci che praticano già delle attività sportive strutturate. Ma la cosa importante è dare il giusto spazio anche a coloro che non riescono ad essere coordinati, dare il giusto spazio a bambini che hanno disabilità. L'apertura tramite il Comitato Italiano Paralimpico ha dato la possibilità in questi due anni di far arrivare anche delle associazioni che muovono molto sul territorio e danno questi stimoli anche ai ragazzi, che possono comunque trovare nello sport e nel sogno paralimpico la voglia comunque di praticare un'attività sportiva che li può comunque in ogni caso confortare e supportare. Se tu ti diverti, se tu sei energetico, se tu ti metti in ginocchio a parlare con i bambini, a giocare con loro, alla fin fine ti riconoscono uno del loro team, della loro tribù, e per cui a maggior ragione riusciranno poi un domani a ricordarsi quanto in ogni caso quella persona strana con i capelli trasversali li ha fatti divertire. È una giornata bella, intanto perché il clima è meraviglioso e poi perché quando ci sono i bambini c'è tanto entusiasmo, tanta gioia, tanta felicità. Noi siamo qui al loro servizio, li facciamo divertire, gli diamo qualche piccolo consiglio, perché purtroppo in questi tour che facciamo vediamo che ci sono troppi bambini che non fanno sport, sono un po' troppo grassottelli, fanno una difficoltà incredibile a livello motorio, proprio a livello di coordinazione. E la cosa bella è che molto probabilmente quando vanno a casa da domani in poi fanno qualcosa di diverso, e questa per noi è una grande soddisfazione. Lo sport per i bambini deve essere questo, deve essere divertimento, spensieratezza, senza stress. Per noi era un po' diverso. Ormai lo facciamo da 14 anni, ci divertiamo, ci stressiamo anche noi perché c'è tanta confusione, però lo facciamo con molta gioia. Ogni tappa ha un gusto particolare perché fortunatamente i bambini sono tutti diversi, tutti con le loro caratteristiche, ma tutti sono accomunati da una grande voglia di divertirsi, di fare dello sport, di muoversi, e questo ci fa stare giovani. Quindi non è retorica, non è piaggeria, ma davvero grazie a Banca Generali, che ci aiuta qui con Alessandro, che è il capo di Banca Generali Lombardia, dove siamo ospiti, ci aiuta in questo progetto che è faticoso ma ci riempie davvero di grande soddisfazione. Come banca è importante essere attenti anche al sociale, e quindi noi abbiamo sempre creduto nei sani valori dello sport, come ci insegnano dei grandi campioni come Yuri, che ha avuto tantissimo successo proprio grazie alla costanza e alla determinazione. Banca Generali è veramente contenta di questa iniziativa e vogliamo andare avanti negli anni, perché è una grandissima occasione per veramente fare qualcosa anche per le nostre città. È anche giusto contribuire alla gioia e a una giornata di svago per tutti. Ogni tanto tornare bambino credo che sia quasi una necessità, perché ti fa stare meglio, e quindi è veramente faticoso, perché noi veramente, cioè io faccio fare la capriola a 980 bambini stamattina, quindi è faticoso, però alla fine della giornata sei sudato, puzzi, col male ai muscoli, ma veramente molto felice. E credo che anche per i bambini, come diceva giustamente Alessandro, sia una giornata indimenticabile, e questo è l'obiettivo che vogliamo raggiungere.